Indivisibili racconta una storia in cui la bellezza e la purezza devono veramente faticare tanto per riuscire a sopravvivere. Addirittura loro, le protagoniste sono in due a cercare di sostenere questi valori. Perché secondo lei la purezza, l'innocenza, le speranze, i sogni, soprattutto oggi, sono valori a volte quasi offesi, diciamo, come le due ragazze? Sì, prima di tutto loro sono due, ma in realtà sono come i due aspetti di un'unica entità. Anche se tutto il lavoro che svolgono è quello che è rivolto a conquistarsi la propria identità. Sono mortificati questi lavori, questi valori di purezza di cui loro sono portatrici, di bellezza, soprattutto interiore, perché chi sta attorno a queste ragazze pretende di usarle soltanto per il loro elemento più evidente, la loro menomazione, pretende di usarli come fenomeni da baraccone. Ma se ci fai caso, il circo Barnum dell'Ottocento, dei primi del Novecento, non è tanto diverso dagli attuali reality show, dove molto spesso la menomazione viene messa in mostra a discapito della vera identità. Queste due ragazze mi piacciono perché scappano dal reality, vogliono eclissarsi, vogliono essere normali. E io faccio il tifo per loro. Non so se questo desiderio di soffocare questa punta valoriale così eccellente, così brillante, sia soltanto un effetto del nostro tempo, perché ritengo che questa cosa appartenga un po' a tutti i tempi, così come il loro desiderio di libertà, di ribellione, di conquista del proprio essere appartiene a tutti i tempi e a tutti i luoghi. Quindi oggi, come sempre, io faccio il tifo per loro. Senza fare spoiler, le ragazze vogliono conquistarsi la propria libertà e a volte per essere veramente liberi bisogna rinunciare a una parte di se stessi. È vero? Non è vero? Era insomma uno degli aspetti che le interessava di questa storia? Sì, senz'altro. A volte tendiamo a voler crescere trascinandoci dietro tutti i detriti di quello che siamo stati in precedenza. Magari questi detriti tante volte sono affetti, sono anche cose importanti, eppure a lungo andare rappresentano una zavorra per la nostra libertà. E quindi distaccarcene è dura, è doloroso, ma necessario. La sua casa di produzione si chiama O Groove, quindi la musica per lei è evidentemente molto importante. In questo film, ma anche nel primo, c'era un cantante in Mozzarella Stories. Quindi volevo sapere appunto il suo rapporto con la musica e soprattutto in questo film. Sì, la musica va di pari passo con la costruzione del racconto per me. Soddisfa quella parte di linguaggio che non è fatta di parole. In questo film la musica addirittura può invadere la dimensione dialogica, perché il dialetto casapesennese con cui si esprimono queste due ragazze, per chi è fuori da Casapesenna, può apparire come una musica della quale non riconosco le note, però riesco a percepire l'emozione. Poi qui io ho confermato in parte la collaborazione con Riccardo Ceres, che è autore di due brani che le ragazze cantano, però ho inaugurato una collaborazione artistica straordinaria con Enzo Avitabile, che è un autore che io ho amato da sempre. E la sua musica va di pari passo col racconto, sostiene il racconto, completa il racconto. Le botti rappresentano la terra e gli strumenti a fiato rappresentano lo slancio vitale verso l'altrove.
Lei ha detto che l'idea gliel'ha data Nicola Guaglianone, che anche il regista lo chiamavano Gigrobot, sì, lo sceneggiatore, e Gigrobot, Indivisibili e varie pellicole di quest'anno si sono inserite, diciamo, in un percorso nuovo, in realtà rinnovato, del cinema italiano, di cinema di genere finalmente, cinema che mostra cose diverse dalle solite commedie, solite liti familiari. Lei quindi come lo vede questo futuro del cinema di genere italiano? Speranzoso? Ottimista? Guarda, devo essere sincero, a me del genere non me ne frega niente. Nel senso che non mi sta particolarmente a cuore la sorte del cinema di genere. Al tempo stesso il genere mi sta molto a cuore, nel senso che i generi rappresentano una cassetta degli attrezzi preziosissima, alla quale attingere di volta in volta, ma al tempo stesso non possono rappresentare una gabbia per i racconti, per le storie. Quindi il futuro del cinema di genere, come dire, è di scarso interesse rispetto invece al futuro del cinema, che è di grande interesse. È di grande interesse perché il cinema deve riaffermare la propria importanza, il proprio valore di testimonianza di un'epoca, delle sue contraddizioni. E anche di un desiderio in questo momento di ricostruzione di una etica, di un sistema morale. Il cinema può fare questo. Il cinema può ritornare ad avere una valenza politica. Ci sono voci molto interessanti in questo momento, interessanti e variegate e libere. È un momento in cui anche i distributori più importanti cominciano a capire che è importante puntare sulla libertà degli autori, perché questo, al di là di un discorso che è poco interessante, di solipsismo dell'autore, è un discorso invece che punta ad incontrare maggiormente il pubblico, perché gli autori che si assumono la responsabilità di parlare non a se stessi, ma agli altri, sono gli autori che possono elevare questo discorso, perché a noi non basta più fare film, noi vogliamo fare una cinematografia. E perché questo avvenga c'è bisogno di voci libere e coraggiose. Ultimissima, lei ha detto che prima di esserci l'artista, prima di esserci l'attore o il regista, c'è l'essere umano e nelle ragazze, nelle sorelle Fontana, lei ha trovato degli ottimi esseri umani. Volevo sapere un po' come vi siete trovati dal punto di vista umano con loro, oltre ovviamente del fatto che le ha scelte per la loro bravura e la loro bellezza. Sì, la relazione umana è fondamentale. Un essere umano di valore, di carisma, può essere un buon attore. Se gli manca la tecnica, non c'è problema, gliela insegno io. E con loro due mi sono trovato molto bene. Sì, è banale dirlo, però neanche tanto. Mi piace costruire le troupe tenendo conto del fatto che bisogna trascorrere molto tempo insieme, del fatto che bisogna condividere un'idea. Le note di regia non sono solo indicazioni tecniche, ma sono indicazioni filosofiche. Bisogna condividerle. E se lì si condivide, il baraccone di un film può diventare una piccola famiglia. Perché no?